cosa fa una casa automobilistica di fama mondiale come Ford al più grande salone di elettronica e informatica d'Italia? Ci spiega il futuro dell'infotainment. Durante i giorni dello SMAU, infatti, Ford ha colto l'occasione per presentare la nuovissima interfaccia informatica disponibile sui prossimi modelli della gamma, che permetterà una maggiore interconnessione tra utente e automobile. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Dopo la mostra Democratizing Technology, realizzata in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il marchio Ford torna a sottolineare quanto sia importante rendere la tecnologia accessibile a tutti. Lo fa attraverso il nuovo sistema SYNC, che, presentato per la prima volta in Italia durante l'edizione 2011 di SMAU, a partire dal 2012 porterà la connettività Wi-Fi a bordo della nuova Focus. L'evento fieristico dedicato all'informatica e alle nuove tecnologie, che si svolge ogni anno nel capoluogo lombardo, è stato dunque l'occasione per far conoscere al pubblico questa innovativa tecnologia Ford, sviluppata in collaborazione con il colosso informatico Microsoft. Utilizzando uno smartphone o una normale Internet Key USB, il segnale Wi-Fi sarà irradiato all'interno del veicolo e tutti i passeggeri potranno connettersi alla rete Internet con una connessione wireless sicura dotata di password. La vera rivoluzione, tuttavia, riguarda l'interfaccia My Ford Touch, che combina la connettività del sistema SYNC con oltre 10.000 comandi vocali, uno schermo touch da 8 pollici e uno schermo LCD da 4,2 pollici nel quadro strumenti. Queste caratteristiche rendono semplici, sicure e interattive le modalità per la regolazione delle impostazioni e l'accesso alle informazioni attraverso la voce, i comandi o semplicemente sfiorando il display. Il SYNC lavorerà con un voice activation molto molto avanzato, sono 10.000 vocaboli nel sistema, quindi per darvi un'idea, oggi i sistemi di voice activation nelle automobili dei Bluetooth hanno circa 100 comandi vocali e basta. E questo significa che il consumatore potrà parlare con l'automobile. Se negli Stati Uniti d'America già 3 milioni di vetture sono equipaggiate con il SYNC, in Italia il sistema arriverà dopo l'estate del 2012 come optional per la Ford Focus, a un prezzo ancora top secret. Eccoci giunti, cari amici, a uno degli appuntamenti più importanti di questa serata, ovvero la proclamazione vincitore di questa edizione di Tester per un giorno, che in questa occasione avrà l'opportunità di provare la nuova Kia Rio. Innanzitutto Andrea, due parole sulla nuova Kia Rio. Sì, hai detto bene, della vecchia Rio mantiene solo il nome, in realtà è una vettura completamente nuova a partire dal pianale, dai motori, è presente sul mercato a 3 o 5 porte, ma direi che l'aspetto più interessante è grande capacità di carico, buon comfort e costi di gestione decisamente interessanti. Assolutamente, un'auto indubbiamente trasversale per una fascia di clientela molto eterogenea che si rivela però nei circuiti cittadini probabilmente nel suo habitat ideale. Sì, sono le dimensioni, detto bene, una via di mezzo, può essere la macchina giusta per un neopatentato, può anche essere la macchina per la famiglia di chi non vuole investire grosse cifre nell'acquisto della vettura e poi ricordiamo i 7 anni di garanzia. Assolutamente, questo è un valore aggiunto importantissimo per questa vettura. Andrea, come sempre, tantissime le adesioni, la raccolta di partecipanti per questo appuntamento. Siamo al penultimo appuntamento dell'anno, è stata dura scegliere il vincitore, ci sono state diverse mail giunte nella nostra redazione, siamo riusciti però a scremare e arrivare a 3 papabili vincitori. Troviamo Guido Somale, un ragazzo qui di Segrate alle porte dei nostri studi, Roberto Fagarazzi, ci scrive dalla provincia di Venezia, e poi una ragazza, Alessia Zago, non diciamo l'età, di Pavia. In questa occasione lo scettro di Tester per un giorno va ad Alessia Zago, che avrà l'opportunità di provare in prima persona Kia Rio. Sì, provare la vettura, grande motivazione, anche lei è un'appassionata e ci scrive che avrebbe molto piacere di provare per un giorno un'esperienza nuova, un'esperienza unica, che è appunto la possibilità che diamo a tutti voi telespettatori sia di testare la vettura innanzitutto e poi di essere con noi dietro le telecamere per la prova, ma anche di scrivere un proprio commento sul mensile automobilismo e sul sito di ilgiornale.it, dunque un'ampia copertura online su carta e televisiva.
Che dire, Alessia, a te adesso dunque spetterà la parola e l'onore di poter diventare giornalista per un giorno. Nell'epoca dei SUV e dei crossover, ha ancora senso parlare di fuoristrada? La risposta pare essere sì. Il 4x4 Fest di Marina di Carrara è l'occasione più importante a livello nazionale per dare il giusto spazio a questo particolare settore automobilistico. Giunto alla sua 11ª edizione, siamo andati a scoprire le ultime novità e quali potranno essere i futuri scenari di questo particolare segmento di mercato. Facciamo partire il contributo. Cari amici di Safe Drive, benvenuti a Marina di Carrara, dove si tiene l'11ª edizione del Salone Nazionale dell'Auto a Trazione Integrale. È un vero e proprio raduno di appassionati, giunti da tutta Italia a bordo dei loro 4x4, che approfitteranno di questa kermesse per condividere la loro grande passione. Fango, gomme tassellate e spirito d'avventura. Sono queste le caratteristiche dell'atmosfera che si respira qui a Marina di Carrara, dove si tiene l'11ª Salone Nazionale del Fuoristrada, la più importante fiera del settore in Italia. Diversamente da quanto accade in altre fiere dell'auto, dove talvolta è il carattere commerciale a fare da padrone, qui al 4x4 Fest si ha l'impressione di partecipare a un maxi raduno, dove passione, innovazione e sportività si fondono in un tutt'uno. Ne abbiamo parlato per mesi, però alla fine eccola qui, Range Rover Evoque, la piccola di casa Land Rover, è sicuramente una delle protagoniste più azzeccate di questo Salone Nazionale del 4x4. È in tema di sportività, anche a questo 4x4 Fest non poteva mancare Suzuki, qui presente con alcuni prodotti della sua gamma, ma soprattutto con la Gran Vitara, vincitrice del trofeo Cross Country 2011. Nelle corse la fortuna si dice non esiste e in effetti la stagione che per noi è stata, per Suzuki, per noi quindi è stata trionfale nel 2011, è stato il risultato di un forte lavoro. Abbiamo un pilota, riteniamo che sia il migliore, Lorenzo Codecà, che ci mette il piede. E poi abbiamo l'esperienza e l'affidabilità di una vettura, la Grand Vitara, costruita, ideata interamente in Italia. Una vettura prodotta con componenti tutti provenienti dalla produzione di serie Suzuki. La voglia di emozioni estreme e di mettersi in gioco è ciò che anima lo spettacolo nell'area esterna del 4x4 Fest, dove lungo l'insidioso circuito off-road creato per l'evento si sono tenute prove e spettacolari stunt. E se è vero che gli inglesi di Land Rover hanno inventato il fuoristrada, è altrettanto vero che i giapponesi ne hanno con il tempo ridefinito le caratteristiche di design. Mitsubishi è sempre stato uno dei marchi più all'avanguardia nel mondo dei fuoristrada, con la sua tecnologia, con i differenziali gestiti, le ridotte e quant'altro. E nella storia Mitsubishi poi ha allargato la sua competenza dagli off-road puri ai pick-up e, secondo le tendenze più recenti, anche ai SUV. Qui ce n'è un esempio, no, l'ASX, il più recente SUV che abbiamo introdotto, che sta andando molto bene. E se per caso le capiterà di provarlo, vedrà che è un SUV che non è considerato proprio un fuoristrada, fa esattamente tutte le evoluzioni che un fuoristrada puro è in grado di fare. Tra uno stunt e la voglia di giocare, il 4x4 Fest si trasforma in un vasto teatro per le personalizzazioni, grazie alle numerose aziende specializzate che qui presentano i loro prodotti in anteprima. Cari amici di Safe Drive, si conclude l'11ª Salone Nazionale dell'Auto Fuoristrada. E dopo una giornata passata tra fango, gomme tassellate e sospensioni da più di 300 mm di escursioni, ci salutiamo con un bel rally sulla sabbia. Carissimi amici, anche quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare, ma come di consueto desidero ricordarvi che potete seguirci quotidianamente attraverso il sito internet www.safe-drive.it e la nostra pagina ufficiale di Facebook. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, diventate subito fan di Safe Drive. Inoltre, da questo mese ci trovate anche sul social network Twitter e su YouTube al canale Safe Drive Channel. Ma ovviamente per tutti coloro che volessero mettersi in contatto diretto con la nostra redazione, è sempre attivo l'interno
all'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it. Per questa sera è davvero tutto, Valeria Bocca vi dà appuntamento alla puntata 223 di Safe Drive, ovviamente settimana prossima. Ciao!